È stata un'edizione del Valencia Summer Camp davvero speciale nella cornice dell'Hotel Park di Tagliacozzo. Una settimana piena di novità che ha visto giovani calciatori impegnati in varie attività. Al momento dei saluti finali c'è stata la consegna degli attestati di partecipazione con una scheda di valutazione tecnica per tutti i bambini e ragazzi. Soddisfazione è stata espressa dai promotori Sandro Ciucci e Adelmo Ramon. Organizzare un camp non è semplice, noi abbiamo curato i minimi particolari. La cosa più bella è che i ragazzi sono diventati amici. Per dirvene una, hanno creato un altro gruppo WhatsApp, l'hanno chiamato La Famiglia Valencia. Siamo una famiglia e stamattina il mio saluto è stato questo, che dove non arriva la tecnica arriva il cuore. Il calcio parte da qui, passa per il cuore e arriva fino ai piedi. Voi genitori vi dico grazie, grazie, grazie. Un ringraziamento particolare alle famiglie arrivato dai tecnici spagnoli Miguel Gandia e Alfredo Ramos Lopez per l'educazione che i ragazzi hanno dimostrato di avere. Valori e comportamenti importanti che hanno fatto emergere tanta qualità e competenza. A contribuire alla buona riuscita è stata anche la location ritenuta da Alfredo Ramos Lopez una delle migliori in assoluto. L'Hotel Park è una delle migliori strutture che ho visto per praticare il sport, non solo il calcio, il basket, piscina, tutto. E è impressionante perché in un minuto arriva dalla camera al campo, tutto perfetto. Quando rientrerete in Spagna, a Valencia, cosa racconterete di questo camp? Il più importante è sentito come in casa, perché questa zona d'Italia mai aveva stato qui e è come in casa perché è molto paregudo a una zona turistica mia e è prezioso. A partecipare sono stati una quarantina di bambini e ragazzi, dal più piccolo di 5 anni al più grande di 15 anni, Mario Ranalli di Sulmona, che all'inizio aveva avvertito qualche disagio per essere l'unico nato nel 2004, ma poi, grazie al sostegno di Sandro Ciucci e dei tecnici, si è calato bene nella realtà ed è stato anche nominato capitano del gruppo. All'inizio, come ha detto il mister, ero un po' posto di... cioè, ero il più grande, non avevo voglia. Poi però ho provato e mi è piaciuto veramente tanto. Ringrazio tutti per questa bellissima settimana perché è stata fantastica, unica. Sono state trascorse giornate di sport e divertimento con allenamenti sul campo, attività in piscina, visite baropodometriche a cura del tecnico ortopedico Paolo Angelilli, un corso di spagnolo con Miguel e Alfredo, intrattenimenti ricreativi e passeggiate al centro storico di Tagliacozzo.